Assieme a San Francesco, Jacopo dei Benedetti, meglio noto come Jacopone da Todi, è l'altro grande poeta religioso della prima metà del 200. La sua complessa vicenda biografica può aiutarci in qualche modo a capire la visione cupa e pessimistica dell'esistenza umana che emerge dai testi che ci sono giunti, in particolare il folto gruppo di Laude. Nato a Todi tra il 1230 e il 1236, Jacopone, compiuti gli studi di diritto all'Università di Bologna, esercita per diverso tempo la professione di procuratore legale, conducendo una vita gaudente e spregiudicata. È la morte della moglie a determinare un radicale mutamento di rotta. Dal 1268 al 1278, abbandonata la professione di procuratore legale, Jacopone rinuncia a tutte le sue ricchezze e conduce una vita raminga, mendicando e sottoponendosi a fatiche e a umiliazioni. Poi entra nell'ordine francescano dei frati minori, dove si distingue per le sue posizioni estremamente intransigenti. Si schiera a favore dei frati, i cosiddetti spirituali, che difendevano la purezza della regola di San Francesco e il valore della povertà assoluta. Prende posizione contro Papa Bonifacio VIII e il crescente potere politico della Chiesa. Ma è un uomo combattivo e rissoso, e quando la famiglia Colonna impugna le armi contro Bonifacio VIII, lui prende le parti dei Colonna. Ma alla peggio, nel 1298 viene catturato e condannato al carcere a vita. Viene liberato nel 1303 con l'elezione del nuovo Papa. Tre anni dopo muore nel convento di Collazzone tra Todi e Perugia.